Da che ora siete qua? No, ci siamo... Sinceramente stavamo facendo servizio su Capurso e abbiamo visto le fiamme da sulla strada. Calcola un 10 minuti fa, un quarto d'ora fa. Pronto? Merita, certo, qui ci sono anche le querce grandi. Il fronte è abbastanza ampio. Come merita? Certo che merita, com'è? Ciao. No, guarda un po'. No. La minima scintilla. Va bene, va bene. Ragazzi, c'è di carbone qua, un po' di vento che si riaccende. Dobbiamo andare almeno a rinfrescare un po'. Sì, bisogna spegnerlo completamente sto fuoco. Sono arrivati i pompieri. Sono arrivati? Mo mi stanno chiamando. Dove li veniamo a prendere? Pronto? No, non zio, non è arrivato nessuno. Non ci ha mai chiamato nessuno. Ma ti hanno detto che arrivavano? Perché qui loro stanno spegnendo un po', l'hanno domato un attimo, però rimane comunque sotto l'erba il fuoco, i carboni ardenti, capito? Basta un po' di vento e qui si riaccende tutto da capo. Ok, ciao. Il vento da qua? È il vento da maestrale. Hanno messo fuoco alle piante da giardino, perché anche lì. Ma che c'è? Perché piante da giardino? Chi è che viene a smaltire le piante da giardino qua? Di là ha preso quell'albero e poi si è steso da quella parte. È probabile che sia partito da qui, questi hanno messo fuoco a questa roba. Bisogna venire domani mattina qua. Comunque qua l'acqua ci vuole perché là c'è un po' di vento. Sì, no, bisogna sotto l'erba è acceso. Bisogna... Ci sono già le stoppie e lì prende un po' di vento e si accende nuovamente. Vedi? Vedi come si riaccende, guarda. Perché è un po' di vento.
facile. Insomma, siete riusciti a domarlo il fuoco? Certo. Tre persone, due le lampane, un cittadino. Amante coraggioso, del nostro territorio. con le mani e coi piedi. Bravi, bravi. Sono distrutte le scarpe. Insomma, dovrebbe prevedere a comprare un paio di scarpe, mo. Quante roverelle avete salvato stasera? Sicuramente. Perché qua comunque andava verso Localzo. Sfuga avrebbe investito le querce secolari che ci sono lì a Localzo. Possiamo dire chi è intervenuto, chi ha domato il fuoco stasera, due della lampana. La Torre Isabella. Ma di Rutigliano, sì? No, di Conversano. Di Conversano, e fai, diciamo, volontariato a Rutigliano con lampana di Rutigliano. A Conversano non ce l'avete lampana? No. Mimmo Pontrelli, credo, no? Sì, il capo sono... della lampana, si può dire. No, capo no, sono sovrintendente capo, responsabile dell'operazione, sto le fiamme dalla statale. Perché rientravamo da altro servizio, siamo intervenuti tempestivamente allertando le forze preposte che ancora adesso stiamo non sono ancora arrivate. Bene, abbiamo probabilmente impegnate altrove, sì, ci avevano detto che sarebbero arrivate non appena possibile perché impegnate in altre operazioni. Noi abbiamo fatto ciò che potevamo intanto l'avete completamente come potete ben vedere siamo riusciti a prevalere sull'incendio, anche se adesso non è facile quantificare, ma sicuramente i danni a questo pezzo di macchia mediterranea importante per la nostra cittadina ci sono stati. Siamo riusciti a domare l'incendio nel sottobosco delle roverelle e almeno quello. Nella speranza che non si alzi un po' di vento, perché quello, si alza il quello vento è importante e... perché ci sono ancora alcuni focolai un po' sparsi, un po' di erba secca, un po' di tronchi bruciati che potrebbero riprendere fuoco, ma speriamo di no. Comunque un po' d'acqua è necessaria per essere sicuri che è completamente spento.